Tiri, Val, tiri nuovo, ho detto. Bene, 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 giro, giro, tondo, casca il mondo. E giù. Sono io ad andarmene, permetti. Permetti, sono io ad andarmene. Mi tolgo il cappello, sei tu il migliore giocatore di GTA Online. In assoluto. Oggi andiamo a spendere 2 milioni per comprare quest'auto rosa, che però a quanto pare si può modificare e rendere blindata. C'ha anche un'abilità molto particolare e io farò vedere perché. Ma è utile, se non altro. Non è eccezionale, ma utile, questo si può dire. Ragazzi, come vedete, potrei comprarne anche una decina se volessi. E io voglio, visto e considerato che ho abbastanza soldi per farlo. Beh, una decina magari no, perché qua non è che non mi bastano i soldi, non mi basta il tempo. Se volete avere però tanti soldi anche voi per comprarvene 10, vi spiego io come farli. Scrivetemi qui sotto, trovate anche il mio numero. Lester, ti devi levare dai coglioni, visto che mi hanno bandito da Instagram, riammesso su Instagram, ribandito da Instagram, riammesso su Instagram. Ora mi ribandiranno di sicuro, non lo uso più a sto punto. Mi fai perdere la voglia, come se mi servisse. Immaginati essere un social che porta milioni se non miliardi di euro all'azienda e dare ascolto alle segnalazioni per bloccare un account. E poi attenzione, quando uno fa ricorso, sbloccarlo! E poi ribloccarlo, rifacendo lo stesso errore. Divertente, no? Che poi, tra l'altro, c'è anche un'altra cosa da considerare. C'è gente che lo sblocca a pagamento. Non ditelo a nessuno. Vuoi entrare in sta macchina? Quindi se a voi sospendono o bannano, potete farvi sbloccare l'account a pagamento. Divertente, eh? Molto divertente, non costa neanche tanto. Allora, dicevamo... Ok, officina veicoli, armature, molto bene, blindatura, molto bene, freni, ovviamente metti tutto, non volevo uscire. Allora, capiamoci, dicevo che non mi interessa, nel senso che non mi interessa quella particolare cosa. Però qua cosa mettiamo? Un ITRC? No, perché non sono un cancro scarso di merda. Disturbatore di frequenze, così l'oppressor non ci rompono i coglioni. Dopodiché vediamo le livree. Quelle tutte strane così. No, grazie, no, grazie, no, grazie. Oh, wow! Che cosa? Da così non la posso vedere. Aspetta, perché così sembra una grossa presa per il culo. Devo capire. Ah, ok, fa schifo uguale, ottimo. Che cavolo ci metto, striscia bianca, striscia nera. Vabbè, questa è carina, striscia nera è carina. Ok, specchietti e metti, specchietti sì, mi servono. Questi ok, c'hanno la hitbox che permette di rendere tutto antiproiettile e ha senso. Questi pure, in qualche modo, però anche questo in realtà dovrebbe rendere antiproiettile il vetro dietro. Ora lo verificheremo. Prima devo capire sta cosa, vediamo un po'. Molto bene, rendono i vetri antiproiettile. Allora, vediamo un po', abbiamo... Oh, una Deluxe subito che non ci può fare niente, perché abbiamo tutto... non blindato, non era quello che dovevo dire. Abbiamo l'attrezzatura del vaffanculo. Molto bene e molto bene. Poi, ce n'è un altro qui da... Oh, mi sta sparando. Beh, dovrei resistere. È che è tornato un altro con la Deluxe. Ah, ok. Non è... Non sei più con la Deluxe, amico, scusa. Non sto capendo. Tu devi morire. Aspetta che devo andare giustamente a prenderli in retromarcia. Verifichiamo. Tom Connor, si levati dai coglioni. Non farti esplodere. Ok. Allora, dicevo, retromarcia. Ah, questo è di sopra. E a quale piano sta? Perché quello va capito. E un po'. Ok, ecco. Ok, ok, vai, spara. Spara, spara se hai il coraggio. Spara, vediamo. Devo capire. Devo comprendere. Puoi spararmi per... Fanculo. Questo mi vuole sparare con la railgun. Mi sta già sparando con la railgun. Dicevo, vorrei andare anche in mira. Manu Ale. Non l'ho preso. Ma questo non sta capendo dove io sia. È talmente stupido da non capire. Ok, vai. Mi puoi sparare. Poi... Mannaggia tua madre. A parte che c'ho una mira veramente orribile. Sembrano quasi me. Devi morire adesso. Brutto. Sì, vabbè. Atica. Tieni fuori la minigun. Aspetta che ce l'abbiamo qua. Perfetto. Non ho fatto neanche in tempo a prendere l'arma. Dicevamo, mi serve un secondo. Devo chiamare l'assicurazione. Morse mutualo assicurazione. Che stai facendo? Non capisco. Ma è possibile che siano così stupidi? È davvero così tanto possibile che siano così tanto stupidi?
Sta polizia di merda. Aspetta, c'è, guarda cosa c'è. Oh, simpatico. Ma ora io sono qua, no? Qua, in questo punto. Perché la macchina è qua? Io sono qua, non qua. Potrà mai avere senso sta cosa? Ovvio che non ha senso, ma non gliene frega assolutamente niente. Fosse un gioco che ha senso, sta cercando di capire dove io sia. Bravo, bravo, portamici proprio addosso. Non ha capito, non ha compreso, non ha realizzato. Devo morire. E non sto, in tutto questo non sto venendo ricercato, perché sto evitando di colpire la polizia in ogni modo possibile. No, no, pensavo fosse un player, era un poliziotto di merda. E vabbè, era destino che andasse così. Doveva essere in que... Ah, l'ho killato, ok. Doveva essere in questo... No, la railgun, stupido idiota. Lancia granate, ci vuole. Eccolo. Ciao. Tua... Porco il mondo, perché agganci la polizia? C'ho il tizio a sinistra che mi sta sparando. Player, polizia, player, polizia, nella scala dei valori. La messa a fuoco dovrebbe essere ancora più sopra, eh. Player è sopra polizia, capisci? C'è pure la mira assistita completa, infatti. La mira assistita parziale fa in modo che tu debba comunque arrivare vicino al giocatore e mirarlo. Se tu sei da qui, non te lo mira. Ma vai sulle preferenze. Sbaglia ogni singola cosa. Sbaglia ogni singola cosa. Tanto la polizia ormai ci abbiamo fatto l'abbonamento. Quindi, sti cazzi! Questi saranno stati killati troppe volte dallo stesso giocatore. Qui, spawnarmi la ma... Oh, fino a... Ma non è lui. Ma sì che è lui. L'altro con l'oppressor sta... Questo DLC, Bottom Dollar Bounty, si sono cambiate due cose. Uno, sono cambiate, sono raggiunto il livello successivo. Uno, gli NPC ti vengono addosso, ancora più volontariamente ed è ancora più evidente. Due... La polizia è più aggressiva. Oh, credo ne arrivi di più. Primo. Secondo, credo siano più veloci e più aggressivi. Questo penso di averlo constatato. Sarebbe da fare qualche studio al riguardo. Sarà ancora lo speedo custom indistruttibile? Spero di no, per voi. Perché se no, mi mangia il cranio. Guarda, i bastardi. Dove vanno? Che stanno facendo? Stanno scappando. Sono in tre dentro a uno speedo custom, probabilmente indistruttibile, e scappano. Ma guarda quanta polizia c'è! Ma per forza, deve essere da sto aggiornamento che sia così. Oh, comunque. Adesso proviamo le prestazioni di questa macchina. Per andare a inseguire dei tizi che sono in culo al mondo. Molto bene. Abbiamo evitato l'incidente, cosa che non ho fatto nel mondo reale. Ho distrutto un paio di settimane fa un Audi RS3. Che cazzo? Ah, hanno piazzato pure le mine. Solo 60.000 euro di danno. Niente di che. Ecco, lì veramente sono andato nel menu. Guarda che figli di puttana. Per una mina hai fatto di tutto. Parte quello che dovevi fare. Comunque ci stanno gli NPC che sono dalla mia parte, che stanno facendo in modo che vengano tolte tutte le mine. Si sono ammazzati tra di loro. Sono molto furbi. Beh, questo l'ho ammazzato. Questo è volato di sotto. Ma questo è stupido, ma veramente parecchio stupido. Quanto cazzo sei cretino. Devi morire. Perfetto. Oh, forse funziona. Non voglio... Mannaggia al cazzo, sta cosa che quando ti colpiscono il C4 esplode il veicolo. Che ha senso. Potrebbero averla fatta recentemente. Perché giustamente tu c'hai il braccio fuori dal finestrino, esplode, entra l'esplosione dentro alla macchina. Un tempo non era così però. Perché sto chiamando Lester? Non ho capito. Assicurazione devo chiamare. Dove c'è un pusillanime che mo devo distruggere. Ho capito dove sta. Vedi che lo sapevo, Devi morire. Cosa stanno facendo? Non l'ho capito. Stanno andando a prendere un aereo. Prenderanno l'Hunter. Spero. Per loro. O anche per me. Almeno mi diverto un po'. Non si rompe questa. Sono passati 11 anni e ancora non so che quella non si rompe. Dove sto sparando? Qua devi sparare. E no. Non si rompe un cazzo! Questo che sto facendo? Lo stiamo andando a capire. Ho piotta sta macchina comunque. Ci vuole un inseguimento per capire bene le prestazioni di sta macchina. C'è anche questa, la visuale lontana, pare di sì. Ce l'ha anche questa.
Ciò mi piace molto. Ok, funziona bene sta macchina, mi piace. Che cosa sto facendo? No, sto andando giusto. Zitti tutti. Mica tanto. Oh, c'è una buona... c'è un handling molto strano. Ha lo stesso handling più o meno dell'auto della polizia. Sembra una saponetta. Scivola ma non scivola. Ti dà l'impressione che scivoli ma in realtà è molto attaccata. Allora, andiamo a capire. Dovrebbe... eccolo qua, sto tizio. Ah... ah... ho capito che ha fatto. Ma sai cosa non puoi fare? Agganciarmi. Prendi la Ruiner di armati fino ai denti. Brutto pusillanime. Sì, magari se prendo... perfetto, lo ribalto. E poi faccio così. Girati. Ah, continua, continua, continua. Perfetto. Molto intelligente. Questo se credeva. Adesso ho capito come fare. Adesso lo distruggo, questo pezzo di merda che si crede importante. Sai chi è che si crede importante senza esserlo? Tu. Ma ti sei visto. 14 a 4. E continua. Così magari riesci. Non ho preso neanche un colpo. Adesso che ho visto questi video di Finn Cable, sono sicuro che... non riesci neanche a suicidare. Sono sicuro, ho imparato la strategia. Ossia, mettersi il C4 sotto i piedi quando ti stanno per uccidere, sì. Però devi comunque giocare, capisci? Devi comunque sparare, comunque vincere. Ma serve quello che sto facendo, no? Perché non sembra in realtà... ma ok, no, non serviva, bastava mettermi qui fuori, sparare un razzo e avevamo finito. Ma dove cazzo, ma ti puoi muovere a zig zag? Si muove a zig zag spammando snack per arrivare qui, prendersi la Ruiner 2000 e mo ce l'ha fatta. Eccolo qua. E ora voglio capire per cosa combinare, perché se te ne vuoi andare via me ne vado io via. Se dopo un 18 a 4 tu ancora vuoi restare nella sessione, ma andartene via e completare la mia... ancora vuole completare la missione. Sono io ad andarmene, permetti. Permetti, sono io ad andarmene. Mi tolgo il cappello, sei tu il migliore giocatore di GT Online. In assoluto.